Sono 7 attualmente cittadini positivi nel comune di Castellabate. A tracciare il bilancio di come sta procedendo la gestione dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19 è il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri. La situazione Covid oggi a Castellabate, diciamo, non registriamo fortunatamente numeri alti. Abbiamo 7 casi di positività, però sono tutti circoscritti, diciamo, situazioni molto circoscritte a dei nuclei familiari e tra l'altro alcune situazioni sono in via di negativizzazione. È evidente che questi numeri sono diciamo, è positivo come bilancio perché noi veniamo, come ben ricordi, da una situazione molto più problematica, quella che è successa a cavallo di Natale, di tutte le festività natalizie fino alla Befana. Quindi diciamo una situazione tutto sommato sotto controllo. Siamo in zona rossa, è di ieri un'ulteriore ordinanza da parte del governatore della Regione Campania circa ulteriori restrizioni per quanto riguarda la mobilità ed il trasporto e soprattutto rispetto alla mobilità. Io condivido appieno quello che ha fatto il Presidente Le De Luca perché è impensabile che in questo periodo di zona rossa possa essere consentito l'accesso indiscriminato presso le seconde case. Quindi era un provvedimento che tra l'altro io stavo anche maturando, però l'ha fatto il Presidente De Luca, quindi lo condivido appieno, anche se tutto sommato non è risolto, perché poi credo che al di là dei confini regionali, al di là dei confini regionali, gli spostamenti presso le seconde case, anche in zona rossa, sono comunque consentiti. E ancora oggi la vedo molto complessa questa situazione, la vedo alla luce di quello che è successo ieri. Perché mentre ci avviavamo ad una campagna, diciamo, ad un'organizzazione di una campagna vaccinale attraverso le nuove nomine che ha fatto il Presidente del Consiglio Draghi, cambiando i vertici della Protezione Civile, mettendo appunto anche un generale appunto a capo della campagna, il generale Figliuolo, ieri purtroppo diciamo che come l'Italia, come altre due nazioni, la Francia e la Germania, è rimasta spiazzata dal provvedimento dell'AIFA che ha sospeso temporaneamente l'utilizzo del vaccino AstraZeneca. E quindi credo che sia un momento anche di difficoltà dal punto di vista, direi, psicologico di coloro che si devono sottoporre al vaccino sapendo che ci può essere questa situazione. Quindi la vedo un po' complessa rispetto a tutto questo piano che doveva partire. Mi auguro che quanto prima coloro che sono preposti a trovare se c'è un nesso di causalità rispetto a queste morti che ci sono state ci diano delle risposte certe, perché è evidente che in ogni caso, sia rispetto al Covid, sia rispetto al vaccino, è evidente che la salute viene prima di tutto. Quindi mi auguro che questa situazione venga attraverso degli studi scientifici, medici, venga risolta e possa partire effettivamente questa campagna di vaccinazione, che credo che sia il vaccino l'unico strumento che possa comunque condurci fuori da questa situazione. I dati purtroppo a livello nazionale non sono dati positivi, perché aumenta il tasso di positività a livello nazionale, ma soprattutto rispetto ai ricoveri ospedalieri ci sono delle situazioni. Ed è scientificamente provato che laddove hanno fatto una campagna di vaccinazione, diciamo intensa, sono l'Israele, ma la stessa Inghilterra, che poi tra l'altro ha usato l'AstraZeneca, stiano uscendo da questo tunnel. Quindi ci auguriamo che sia questo. Per cui rimaniamo con l'attenzione molto molto alta. Purtroppo anche rispetto alla gestione del Covid non è funzionata, perché io mi rendo conto che chi deve decidere ha un peso enorme, perché deve contemplare quella che è la salute pubblica ma anche l'economia, che oramai
in Italia diciamo, sta subendo dei danni, soprattutto in tutta Italia, ma nelle nostre zone dove il turismo, diciamo, andiamo incontro ad un'estate, anche ancora una volta ad un'estate molto incerta. Non sappiamo se, che libertà ci saranno, mi auguro. Perché anche l'anno scorso, sicuramente la valutazione che il virus col caldo tende ad abbassare la virulenza, e poi ci siamo trovati a fine settembre-ottobre di fronte di nuovo a questa seconda ondata. Per cui ritengo che il vaccino, continuo a dirlo, sia l'unico strumento evidente, un vaccino che ci dia ampia garanzia, sia l'unico strumento che possa portarci fuori da questo incubo.